Al via a Roma il Salone della Giustizia, una 3 giorni di confronto, dibattito sull'attualità con al centro la riforma della giustizia. Allora andiamo dal nostro inviato Fabrizio Angeli. Salone della Giustizia, siamo in compagnia di Gabriella Palmieri Sandulli, la prima donna capo dell'Avvocatura dello Stato, alla quale non possiamo che non chiedere dal suo punto di vista, perché è così importante oggi una riforma della giustizia in Italia. Grazie. Una riforma è importante perché noi come difensori istituzionali delle amministrazioni pubbliche abbiamo bisogno anche noi di una giustizia veloce nell'interesse proprio dell'attività amministrativa e quindi della possibilità di una efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa che anche deve essere giustamente rispettosa dei principi giurisprudenziali e quindi una giustizia veloce, immediata, efficace serve anche a rendere un'amministrazione pubblica veloce, efficiente ed efficace. È che un'operazione per rendere l'amministrazione pubblica magari più vicina, anche come percepito alla popolazione, ai cittadini. In questo senso, la sentivo parlare dal palco di influencer della legalità. Qual è la sua idea, una delle idee possibili, proprio per avvicinare i cittadini, anche i più piccoli, a questo mondo? Questo è un punto molto importante perché, vede, difendendo noi istituzionalmente l'amministrazione, noi difendiamo istituzionalmente la collettività. Noi, per esempio, in materia ambientale, noi portiamo avanti dei principi che interessano la collettività, ma quello che è importante è sviluppare un'educazione nei più giovani che spesso vedono la Costituzione, i palazzi del potere come cose assolutamente lontane, mentre invece la nostra Costituzione, spiegata anche in modo semplice, anche alle elementari, renderebbe questi ragazzi non solo più interessati, anche i bambini, ma soprattutto più consapevoli, cittadini più consapevoli dei loro diritti, dei loro doveri, ma anche del fatto che vivono in un ordinamento democratico e che spesso questo sfugge. Ne abbiamo bisogno tutti, grazie per essere stata con noi. Torneremo più tardi a affacciarci sul Salone della Giustizia, prima giornata da Roma, a voi la linea.